Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata delle giornate della laicità che si sono aperte, come sapete, ieri con la lezione magistrale del professor Rodotà che in un'ora di lezione ha tratteggiato alcuni elementi essenziali di alcuni fondamentali articoli della nostra Costituzione richiamando il tema della sua lezione, che era il diritto di avere diritti. Già in questa sua lezione, così poi successivamente nell'incontro successivo con il professor Mori e il professor Flamini, dedicato ai temi della fecondazione assistita, sono stati ripresi alcuni temi connessi appunto al diritto dei cittadini, soprattutto al diritto alla libertà e all'autodeterminazione nel campo scientifico. Riprendiamo questi temi oggi, questa seconda giornata, occupandoci di un tema tradizionale e sempre di attualità, cioè i rapporti tra scienza e filosofia. In questo contesto riprenderemo alcune questioni che sono già emerse ieri, parlando per esempio del tema dell'autodeterminazione, ma anche della ricerca sulle cellule staminali, per esempio, oppure appunto sulla introduzione di nuove tecniche come la fecondazione assistita in relazione ai diritti degli individui. Il tema che si ripresenta costantemente è quello della libertà della ricerca e di eventuali limiti a questa libertà, e il ruolo e il contributo che la filosofia può dare in questo percorso. I relatori di oggi sono un filosofo e uno scienziato, che vi presento rapidamente. Le maggiori informazioni le trovate nella brochure che tutti avete. Comincerà introducendo il tema Orlando Franceschelli, filosofo che ha insegnato evoluzione e politica, tema particolarmente interessante anche alla luce dei discorsi di ieri e di altri discorsi che faremo oggi all'Università La Sapienza, il cui ultimo lavoro del 2009 è intitolato Darwin e l'anima, uscito da Donzelli. Successivamente prenderà la parola Carlo Alberto Redi, professore di zoologia all'Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo, membro dell'Accademia dei Lincei. Il suo ultimo lavoro è Il biologo furioso, provocazioni d'autore tra scienza e politica, uscito da Sironi nel 2011. Quindi do la parola volentieri a Orlando Franceschelli per introdurre il tema. Grazie. Allora, ringraziamo, come si fa ed è giusto fare, chi ci ha invitato, chi ci ha dato questa bella opportunità. Ieri io ho avuto l'opportunità di seguire anche questa lezione magistrale del professor Rodotà e mi sono permesso, a mio rischio, poi giudicherete voi, di cambiare un poco veramente tutto quello che avevo in mente, perché sono stati tali gli stimoli ricevuti dalla lezione magistrale di Rodotà e dall'incontro di Carlo Flamini dopo, che veramente mi sembra il caso proprio di provare a fare anche per me stesso il punto. Abbiamo avuto anche un cambio di programma dal primo invito e ci hanno detto che, e lo vedo, ci sono molti giovani. Mi è venuto in mente, prima di cominciare, che quando Socrate, scusate se mi paragono, se prendo esempi minori, ma quando Socrate fu condannato, lasciò agli ateniesi questa sentenza: state attenti, io vado a morire, ma insomma vi lascio molti discepoli giovani, e più sono giovani e più saranno esigenti. In me, quando ho i giovani di fronte, scatta sempre, come dire, no? Scatta sempre un'avvertenza maggiore, duplice, alla sincerità, all'onestà intellettuale e alla radicalità. Da laico, modesto qual sono, ma insomma convinto, io penso che il lascito maggiore è questo: l'onestà intellettuale nella ricerca. Siamo salvi, finché c'è questo
andiamo avanti tranquilli, insomma. E so che i giudici più esigenti sono i giovani. Da questo punto di vista, l'ulteriore spinta un po' a cambiare, a fare un dibattito proprio, come dire, tra noi veramente per capirci. E io proverò a dimostrarvi due cose. Non è una modestia retorica, potrebbe non riuscire la dimostrazione, stiamo qui. Il professore Rodotà ieri ci ha dato veramente una lezione di che cosa significa essere laici, cioè aperti alla ricerca, come abbiamo scritto anche nel nostro dépliant. E cioè, la mancanza di laicità, perché io ho questa sensazione, non credo di essere l'unico, la mancanza di laicità nella nostra società e la mancanza di laicità rispetto al rapporto tra filosofia, scienza, tecnologie, diritti dei cittadini. Ieri Rodotà ci ha fatto scoprire questa cosa, che molti argomenti intorno ai cui noi discutiamo talvolta nell'alto cielo della filosofia stanno già con una soluzione veramente notevole, encomiabile, scritti nella Costituzione. Ecco, in questi temi io penso che la carenza di laicità, voglio usare una tesi forte, in Italia derivi dal più clamoroso furto culturale che c'è mai stato. E il più clamoroso furto culturale di tutta la tradizione occidentale, secondo me, è l'idea di natura. Fatto questo furto, non ti riprendi più, non ci si capisce più nulla. Arrivi alla legge 40, per farvi capire come non stiamo nel cielo della politica, ma proprio nelle cose più attuali, al presente. Io proverò quindi a dirvi in che senso, in che cosa consiste questo furto. Ovviamente voi capite che questi sono programmi di ricerca che noi affidiamo agli articoli, ai saggi, ai libri. La discussione continua, in questo siamo laici, no? Continua sempre. Quindi si va avanti un po', come si dice, si fa l'indice quando si fa una relazione di mezz'ora, no? Suppongo, tanto il moderatore mi dirà subito quando bisogna chiudere. Però, insomma, fatto questo furto, non ti riprendi più e neanche nell'attualità non riesci a realizzarti, non riesci ad orientarti. In che consiste questo furto? Questo furto consiste nel fatto che quando si afferma, vi prego, non vedeteci schematismo o polemiche, proprio io sono oramai proprio al di là, sono laico veramente, io sono aperto a tutto ciò che è plausibile, mi va bene, insomma. Ma quando si afferma l'idea che la vera filosofia, la vera scienza è quella cristiana, e quindi finisce l'idea pagana di natura, di physis, noi abbiamo cominciato, o abbiamo fatto bingo, nel senso che tutte le cose sono andate a posto, oppure è cominciato qualcosa che dal mio punto di vista somiglia ad una tragedia, dalla quale non ci siamo ancora più ripresi. Vi do un esempio. Possiamo noi trovare un rapporto giusto con le tecnologie e con la procreazione se non riusciamo a venire a capo del fatto se il mondo è una creazione di Dio e se gli uomini sono fatti ad immagine e somiglianza di Dio, oppure sono semplicemente degli animali con la loro specificità, ovviamente, insomma, no? Ma stanno nella catena evolutiva come tutti quanti gli altri esseri viventi. Si può, secondo voi, trovare una cosa saggia? Io dico di no. Mettiamoci d'accordo allora su questo. In che epoca viviamo noi? Viviamo ancora nell'epoca premoderna in cui la natura era il creato e l'uomo era l'immago dei, oppure anche in Italia stiamo nella modernità, ossia stiamo in un'epoca in cui è tornato ad essere, notate la parola, plausibile che noi possiamo guardare al mondo e all'essere umano come delle realtà soltanto naturali. La capiamo questa alternativa o no? Quando il professor Rodotà ieri diceva che essere laico significa riconoscere che si vive all'interno di un pluralismo delle visioni del mondo, vi ricordate? Preciso proprio, no? Il laico è colui
che non pretende a priori di escludere una certa visione del mondo, altrimenti lì c'è un dogmatismo, no? Lì c'è un'arroganza, lì sei un integralista, l'opposto quindi della laicità. Chiedo a me stesso, se è vero questo, i due grandi poli dell'attuale pluralismo nelle visioni del mondo non sono esattamente queste due possibilità, e cioè la grande tradizione pagana, precristiana, che al mondo guarda come ad una realtà soltanto naturale, al mondo e all'uomo, e dall'altra parte la grande tradizione che si è affermata e che per 2000 anni ha dominato, che è stata quella cristiana, e cioè che al mondo e all'uomo ha guardato nei termini della creazione. Se non si viene a capo di questo, è inutile che cerchiamo di mettere poi giuridicamente anche con i piedi per terra i dibattiti. Non riusciamo a capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo dell'embrione. Non riusciamo a capire di che cosa stiamo parlando, come finirò, quando parliamo della madre che vuole la diagnosi preimpianto per vedere se trasmette una malattia al figlio. Allora perché ho parlato di grande furto? Perché ad un certo punto si è affermata l'idea che l'unica visione plausibile fosse quella di tipo creazionistico, metafisica, cioè il mondo è creazione di Dio, tu sei fatto ad immagine e somiglianza di Dio, c'è una legge naturale e tu ti devi comportare e ti devi adeguare a questa legge naturale. Io dico che la modernità è esattamente, dovrebbe essere la fine di questo furto, o no? Entrare nella modernità significa riconoscere, mi rivolgo anche ai miei amici teologi, ai miei amici credenti, perché non credo di avere il monopolio di queste cose, quindi veramente stiamo qui per discutere, ma l'ingresso nella modernità, e lo dico soprattutto ai giovani, significa questo: ci hanno provato in tutti i modi a non far nascere la scienza moderna, hanno bruciato Giordano Bruno, che aveva soltanto la colpa tra virgolette di proporre una visione del mondo diversa da quella che fino allora andava avanti, non a caso una visione del mondo neopagana, chiamiamola così per brevità, lucreziana, epicurea, no? La materia vita con le sue vicissitudini è la visione che abbiamo noi oggi dell'universo in evoluzione. Ci hanno provato in tutti i modi, hanno fatto il processo a Galileo, ma insomma la scienza moderna è nata o no anche in Italia? È un paese in cui si deve dire che alla realtà fisica guardiamo attraverso gli occhi della scienza o no? Ma chi di voi pensa che su ciò che il mondo concretamente è, la realtà fisica, empirica, concretamente è, debba andare ad informarsi non dalla comunità scientifica, ma da chi? Chi me lo deve dire? Certo, poi tutto sempre va avanti, tutto può essere rivisto, ma questo lo sappiamo, che la ricerca non abbia mai fine, questo lo sappiamo. Ad un certo punto si diceva, con la scienza potete spiegare tutta la realtà fisica, ma l'uomo è un'eccezione. Arrivate dove volete, ma se volete spiegarvi l'origine della vita e poi l'evoluzione fino all'essere umano, lì dovete ricorrere ad un principio extra naturale, extra fisico. Domanda. La rivoluzione darwiniana, a detta anche di molti teologi, non consiste proprio in questo fatto che è finita, come dice un grandissimo genetista, Francisco Ayala, che tra l'altro è un ex padre domenicano, quindi scusate, insomma, ultracattolico, no? Cioè, è finita la schizofrenia tra essere umano e realtà fisica. Anche l'uomo, Homo sapiens, è stato ricondotto all'interno della natura. Sbagliamo noi laici e noi naturalisti a dire queste cose? A rivendicare la fine di questa schizofrenia? Io non credo che noi sbagliamo. Noi stiamo dando prova di laicità e diciamo benissimo, io sulla realtà fisica da filosofo, esattamente come tu da teologo, non dovresti dir nulla che contrasta con ciò che ci dice la comunità scientifica. Tra noi possiamo essere d'accordo su questa cosa? C'è una comunità scientifica, la prima caratteristica della comunità scientifica è che è pubblico e controllato ciò che la comunità scientifica dice. Ci sono dei protocolli che la comunità scientifica rispetta. Fino a che non raggiunge conoscenze sempre più plausibili, corroborate si direbbe in termine tecnico, oppure le falsifica e le abbandona.
Io non ho nulla da contrapporre a questa realtà, ci rifletto sopra poi dopo da filosofo, esattamente come un teologo ci può riflettere sopra dal suo punto di vista, ma non posso più commettere il furto di dire la natura è creazione di Dio, non è più così nella modernità, la natura è creazione di Dio, è una scelta di fede. Non è qualcosa che necessariamente deve essere affermato a partire dalla realtà fisica. Sono stato chiaro su questo punto o no? Non a caso, se permettete, l'incipit della Bibbia non è che ha aspettato, non è che i profeti ebraici l'hanno scritto aspettando la scienza moderna. In principio Dio creò il cielo e la terra, sta lì da millenni. Ma dall'altra parte c'era il frammento 30 di Eraclito però. Il quale Eraclito nel frammento 30 diceva: questo universo che è lo stesso per tutti non lo fece nessuno tra gli uomini e tra gli dèi, era, è e sarà fuoco sempre vivente che si accende e si spegne secondo giusta misura. Quid est veritas? Chi ha ragione? Che cos'è il mondo e la realtà e io in essa? Siamo opera di Dio o siamo frutto del fuoco? Bellissima immagine materialistica, l'energia, oggi noi la chiamiamo così. Io sto dalla parte di Eraclito e credo di produrre degli argomenti laici. Arriva un teologo e dice: no, io sto dalla parte della profezia. Benissimo, in che epoca stiamo? In cui tu imponi a me questa visione dicendo che è l'unica plausibile? O come diceva ieri Rodotà, vai nell'agorà, nella piazza e produciamo argomenti plausibili e da questo facciamo discendere le cose? Perché questo sventurato paese non si riconcilia ancora con la modernità? E continua questo furto. Da naturalista, da laico naturalista, a me non hanno nessun Dio da sottrarmi, perché io proprio non ce l'ho. A me mi scoccia se mi sottraggono la natura, cioè non ci devono lasciare nulla. Questo è integralismo, questa è arroganza metafisica premoderna. E ci sono taluni laici che sbagliano il rapporto con la teologia. Perché? Che cosa fanno questi taluni laici? Spendo un nome su tutto, Jürgen Habermas, parliamo di uno dei massimi filosofi. Che cosa fanno? Sembrano come se hanno una specie di nostalgia di Dio. Cioè, come vorrei dire, sì, è vero, io pure, no, figurati, io non sono credente, io sono ateo, però, insomma, la religione, no. Noi come naturalisti e come laici siamo impegnati anche ad offrire argomenti plausibili pure nella spiegazione del sentimento religioso umano, rispettandolo laicamente, come diceva ieri Rodotà. Però se si perpetua il furto, io espongo questa tesi in maniera molto chiara, se si perpetua il furto e se si commette l'ossimoro di dire che la natura è creata, sentite l'ossimoro anche linguistico, natura creata, no, fusis, da cui fisiologia, studio di tutto ciò che è concreto. Fusis non è la stessa cosa di ctisis, di creazione, è l'opposto, è l'alternativa teorica. Noi, se continuiamo questo furto e questo ossimoro, stiamo ancora al di qua di una convivenza laica e moderna, cioè scientificamente informata e in grado di produrre argomenti. Provo a chiudere per dare la parola a Redi, al professor Redi, sul problema di perché queste cose non rimangono, e poi la mia domanda anche allo scienziato, perché queste cose non rimangono nel grande cielo della filosofia, ma credo, diciamo, da qualche cenno di consenso e dai vostri volti vedo che insomma, è passato il problema perlomeno, non riesco a capire la legge 40 se non capisco questa cosa, citandovi due problemi, il problema della legge naturale, da cui deriva poi tutto quello che ci diceva ieri anche il professor Flamini, l'obiezione deriva da lì, dal modo in cui con questa premessa delle premesse, la vera premessa delle premesse è questa, il furto o l'ossimoro della natura creata. Poi deriva questa cosa della legge naturale a cui accennerò ora brevemente e poi deriva la mia domanda sul problema del presente, che è quello che diciamo un po' provocatoriamente ho visto una laicità cioè, declinata solo al futuro. Vi dirò perché secondo me invece il tempo della laicità è il presente, non è il futuro. Allora, fatto il furto, detto che l'unica concezione plausibile della realtà è quella che dice tutto è prodotto della creazione divina e tu sei imago Dei, sei fatto ad immagine e somiglianza di Dio, non ci voleva molto ad Agostino e a Tommaso
di dire: attenzione, la legge naturale è la legge, è la volontà di Dio. Se la natura è creazione, è dentro la natura stessa che c'è implicita la volontà di Dio e il progetto di Dio. E come concludono Agostino e Tommaso? Qui mi dovete credere un po' sulla fiducia, non ho la possibilità perché insomma già credo di aver abusato del tempo, ma insomma vi prego di credermi, insomma un laico è sempre scrupoloso dal punto di vista filologico perché non ha bisogno di far dire agli altri quello che non hanno detto, insomma. Io dissento esattamente con quello che hai detto e spererei che tu capissi quello che sto dicendo io, insomma, no? Che molte volte quando parliamo dell'ossimoro ci dicono: no, ma voi dite la natura, ma in fondo pensate al creato. No, non hai ancora capito. Io penso alla natura. L'idea di naturalità è l'alternativa all'idea di creaturalità. Ci siamo capiti. Allora, che qual è? E lì si chiude il cerchio. Qual è il concetto di legge naturale? Se rileggiamo i passaggi fondamentali di Tommaso e di Agostino, noi troviamo questo. Alla fine la legge naturale è la volontà di Dio iscritta nella natura. Per cui tu devi rispettare la legge naturale per rispettare il piano di Dio. Ultimo punto, se ti trovi, cito proprio alla lettera dalla Summa Theologica, se ti trovi dinanzi ad una legge che viola il disegno naturale di Dio, e tu non hai nessun vincolo di rispettare questa legge umana che viola la legge di Dio, perché tu non devi rispettare la legge degli uomini, tu devi fare soltanto la legge di Dio, che è legge naturale, che viene prima, che è superiore. Ecco ieri quando dicevate anche con Mori, molto bello, i diritti sono diritti umani, sono diritti dell'uomo, non diritto naturale. E qui si chiude, ecco l'obiezione, da che cosa deriva. Tu non stai violando nessuna legge perché il tuo vero vincolo di obbedienza è alla legge naturale, che è la legge di Dio, la legge degli uomini, lascia perdere, addirittura può essere contro natura. Pensate che cosa significa questo in Italia, a tutte le cose, riconoscere i diritti, no? Alle coppie di fatto, agli omosessuali di cui si parlava ieri, cioè, in una la legge 40, e chiudo su questo esempio, la legge 40, con una domanda retorica: che cosa sta facendo una madre che chiede una diagnosi, portatrice di una malattia ereditaria, che chiede una diagnosi preimpianto, no? Che cosa sta facendo secondo voi? Dice: guarda, io ho questa malattia, la scienza mi dice, perché dobbiamo sempre fare la premessa che stiamo nell'evo moderno, la scienza moderna, la scienza è nata, la scienza della natura, le scienze empiriche sono nate. Dice: vorrei che tu mi facessi una diagnosi preimpianto perché io non vorrei trasmettere questa malattia, scelgo l'embrione che non è portatore, no? di questa malattia. Ah no, non lo puoi fare, legge 40, alla cieca. Fatalismo, dono di Dio, di cui si diceva ieri. Ma perché? Io ho le conoscenze adeguate. E poi chiudiamo con la Costituzione. Ho le conoscenze adeguate. Posso risparmiare sofferenza, evitare sofferenza a quel figlio. Perché tu mi devi impedire questa cosa? Guardate che non è una prerogativa solo di noi laici. Ho letto molti, anche teologi, filosofi, che hanno capito che veramente questa è una regressione. Le cose vanno chiamate, non bisogna avere paura delle parole, le cose vanno chiamate col proprio nome, questa è una regressione proprio. Tu vuoi impedire a quella madre di poter fare questa cosa, perché? Perché lì comincia tutto il discorso del piano inclinato, no? Ma tu ti vuoi sostituire a Dio? No, perché io veramente a Dio non ci credo, quindi non ho da sostituirmi a nessuno. Forse questi sono problemi. Io dici: no, ma allora tu ti vuoi fare il bambino disegnato, tu vuoi scegliere. Ma scusami, articolo 3 della Costituzione di ieri: bisogna o no, è un diritto o no rimuovere gli impedimenti alla realizzazione di una vita? Veramente mi si è accesa questa lampadina costituzionale ieri sentendo Rodotà. Che cosa sta facendo questa madre? Questa madre non si sta né mettendo al posto di Dio, né facendo un'operazione di biopotere o mercantile, sta semplicemente esattamente l'articolo 3 della Costituzione che dice: guarda, che se ne sei capace è un tuo dovere assicurare che i cittadini, no, abbiano tutta la possibilità di realizzare se stessi. In Italia è passata
purtroppo bisogna dire a furor di popolo, una legge che impedisce a quella donna, a quella cittadina, di esercitare questo diritto. Io concludo dicendo, con una domanda quindi a noi e allo scienziato, se questo ragionamento, come francamente mi sembra, sta in piedi, è plausibile, questi sono gli argomenti che noi portiamo da laici, da naturalisti e laici nell'agorà, se questo ragionamento sta in piedi ed è semplicemente insostenibile, implausibile, io sono per il dialogo della plausibilità, se il teologo e il credente mi viene a sostenere un argomento che non è plausibile, io non gli posso dire va bene e alla pari perché è la tua opinione, no, io ti dico guarda non è plausibile, poi per carità pensa quello che vuoi, però ti devo dire che non è plausibile secondo me. Se no facciamo quel furto, l'altro furto a Voltaire di cui parlava ieri Rodotà, no? Quindi va bene il dialogo, ma deve essere un dialogo della plausibilità, e plausibilità significa che quello che dici deve essere compatibile con ciò che dice la comunità scientifica e ben argomentato da un punto di vista logico, da un punto di vista critico. Ci stiamo? Quindi io credo che questa posizione, le cose che ho detto sono plausibili, ciò che diciamo da laici e da naturalisti è plausibile, ma allora mi chiedo, se è così, questa madre che orizzonte temporale ha? Non vi sembri retorica, non vi sembri un'uscita laterale questa domanda? Il tempo della laicità è il presente o il futuro? Io penso che sia il presente. Da naturalisti e da laici il vero tempo che abbiamo a disposizione è qui e ora. I diritti si esercitano qui. Perché se si esercitano qui e ora, si esercitano per tutti. Io vorrei che la scienza, la potenza tecnologica che abbiamo a disposizione, i progressi che facciamo nella conoscenza della realtà empirica, possano essere utilizzati qui e ora per tutti, come dice la nostra Costituzione, per rimuovere gli ostacoli alla realizzazione di tutti. Nel futurismo mi viene un po' di ansia, perché è come se vedessi che tutto viene proiettato in un ipotetico domani che mi lascia a piedi troppe persone, troppi protagonisti, capite? Cioè troppe realtà concrete sulle quali possiamo intervenire e dobbiamo, per quel che mi riguarda, dovremmo intervenire fin da ora. Mi rendo conto che sono temi immensi, ma io veramente allo scienziato la domanda che sottopongo è: l'orizzonte anche della scienza e delle sue applicazioni deve essere, a mio parere, quello dei diritti coniugati nel presente. Ecco, la laicità è, per chiudere con una formula, la laicità mi piacerebbe che diventasse sempre di più non la responsabilità solo per il futuro, ma la responsabilità per il presente. Grazie professor Franceschelli per aver introdotto il tema e aver fatto anche il lavoro di raccordo con i temi emersi ieri dalle due sessioni, la relazione del professor Rodotà e il dibattito tra Mori e Flamini ieri pomeriggio, e per aver formulato una serie di domande molto impegnative che rivolgiamo tutti allora allo scienziato, al professor Redi. Grazie professor Redi. Grazie a voi per l'invito, spero di riuscire a dare qualche idea per rispondere a queste domande. Buongiorno, parlare dopo Orlando direi che mi viene facile, poi ieri non ho potuto essere presente, ma immagino, quindi mi viene facile. Siccome tendo sempre ad andare oltre il tempo che mi è dato, so che saranno molto severi, ma ho pensato di impiegare solo immagini, così non sbaglio, posso correre perché c'è una grande informazione non verbale che viene dalle immagini. Avrei già mille commenti da fare, come potete immaginare, però li lascio magari nell'intervenire come comune cittadino. Sono convinto che è solo con operazioni di questo tipo però che la ricostruzione del paese può avvenire. Speriamo in una generazione che i ragazzi siano in grado di avere elementi per capire com'è possibile che questo paese, al di là della modernità,
cioè presenti degli spettacoli indecenti di questo tipo, abilissimo nella parte destruens, incapace di dare un'indicazione di qualcosa di costruens, e siamo noi, quelli in andropausa come me, i responsabili di questo sfascio, perché siamo gli unici che hanno avuto tutto nella proiezione evolutiva dalle caverne ad oggi. Volevi lavorare, volevi fare professore universitario, prego, fai, c'è tutto, il welfare, tutto quello che volete. Questi ragazzi, 20 anni di un'indecenza, questo tempo non contarmelo, Dorazio, perché era una premessa obbligata. Mi viene d'obbligo di, arrivando da Marte, di capire dove ci troviamo. Beh, la faccio breve, dall'essere è, non essere non è, tanto caro, siamo arrivati a fare delle cose decenti, tutto sommato, musica, arte, la ruota, il fuoco, sicuramente Darwin, il paradigma evolutivo, da lì siamo arrivati a un secolo che è quello della fisica, ci è costato tantissimo, ci costa l'ira di Dio, il bosone di Higgs ci è costato 24 miliardi per delle masturbazioni sotterranee in Ginevra, vedremo, però è importante insomma averlo ottenuto. Poi c'è stato un secolo importantissimo, quello della chimica, ora siamo nel millennio delle scienze della vita, e questo già dà un'indicazione del fatto che tutti i temi di cui stiamo parlando sono in realtà biopolitici. Cioè ora questi spettacoli indecenti che vediamo sono quisquiglie, nella realtà la nostra vita quotidiana è caratterizzata, e ci è stato ricordato, da degli aspetti molto importanti di biopolitica. Cioè noi abbiamo bisogno di filosofi, ma come Orlando, non abbiamo bisogno di filosofi che ancora si interrogano se cade un pero che cosa gli succede o la filosofia è morta. No, devono studiare un minimo di biologia, avere un'idea di che cos'è una cellula e interrogarsi, perché ne hanno gli strumenti. La legge 40, ma la legge 40 è una legge per definizione eugenetica. Carlo è qui in prima fila, il professor Flamini l'ha spiegato in tutte le salse, è oltre quello che possiamo, cioè veramente delle cose indecenti. Ne deriva che l'icona del nostro momento è il DNA, è la doppia elica, è il genoma. E questo ormai non riguarda più gli studi di biologia, gli studi di medicina, ma interessa moltissimo sicuramente il filosofo, deve interessare il filosofo, interessa moltissimo l'uomo del diritto, i giusperiti, e in questo, piccola parentesi pubblicitaria, in Pavia siamo riusciti a fare qualcosa di decente mettendo insieme un centro che si occupa dell'interazione scienza-diritto, perché questi signori fanno le leggi, fanno le norme, fanno le sentenze, e però sono dei cittadini qualunque, non sanno nulla di una cellula o... Ci sono aspetti incredibili, uno dice ma non è possibile, no, è possibile, è possibile. Faccio una carrellata veloce in modo tale da restare nei tempi di 2 o 3 argomenti, tanto per darvi un'indicazione. E sì, le immagini sono molto belle che ho, se si potesse spegnere un po' di luce qui, apprezzano, poco se mi valuto, molto se mi comparo, chiusa la parentesi, potrei mettere diversi esempi, ma ho sempre pensato di mettere l'uomo, cioè qui adesso per darvi un'idea sulle staminali, sugli OGM, sulla biologia sintetica, prendo l'uomo, perché se vi metto Cenorhabditis elegans o la drosofila è già un po' più difficile. L'uomo lo conosciamo tutti più o meno, insomma, per autoconoscenza. E sicuramente c'è una storia del ciclo, ci sono 2 sessi, questi producono delle cellule particolari, queste a volte in maniera fantastica sotto le coperte, cioè a dire in natura, si incontrano, si forma una cellula, lo zigote, e da lì 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128, Carlo, a non volermene, qui devo dettagliare poco, o andate in un utero o andate in un freezer, perché non siamo in grado di fare ectogenesi, in poche parole. E da lì poi il ciclo continua. E c'è un momento fantastico che è questo,
e che questi signori che fanno le norme, che non capiscono bene, eccetera, si mettono a gamba tesa nel nostro dibattito quando Carlo, io, ma molti altri, cioè hanno la difficoltà a dire quando inizia, perché la domanda poi è sempre posta malamente, quando inizia? Allora, quando inizia la vita lo sappiamo grosso modo, 3,7 miliardi di anni fa. È un processo materio-energetico, va avanti come va avanti, insomma lì ci arriviamo. Quando sentiamo un Giovanardi o qualcuno di questi dire questo è l'inizio della vita, questa è la fecondazione, no? La fusione della membrana dello spermatozoo con l'oocita, ecco la cellula uovo. Questo non è l'inizio della vita, è segno di un'ignoranza incredibile, di un'offesa non da poco, perché in un'aula così moltiplicata per due sicuramente c'è qualcuno che è qui ad ascoltarci che non è passato per quella fase, perché magari è frutto di una tecnica di fecondazione assistita di secondo livello, una ICSI, una intracytoplasmic sperm injection, non c'è fecondazione per definizione e quindi è anche offensivo. Insomma non va bene veramente, questo è quello che può accadere se tutto va liscio, come ho detto prima. È un'immagine però potentemente metaforica, proprio fantastica. Il giorno che siete depressi, pensateci, siete arrivati prima degli altri una volta nella vostra vita, zam, siete arrivati lì. Però ecco, non c'è legge di natura, non accade, cioè, può anche non essere così e poi hai una persona qui tra noi. Concetto che è alieno alla biologia, sia chiaro. Dice anche un'altra cosa, che nell'antropocene, cioè il momento che stiamo vivendo noi, il sesso maschile è un sesso ridondante. Qui incomincio a vedere sempre le femmine che ridono e i maschietti che incominciano a preoccuparsi. Però questo è il dato vero e proprio. Di fronte alla riproducibilità tecnica di alcuni passaggi, come siamo capaci, il sesso maschile è del tutto ridondante. Tra l'altro in natura c'è riproduzione sessuata in molti taxa zoologici senza che ci siano i maschi, perché è la ricombinazione genetica che definisce riproduzione sessuata, non è la presenza del sesso maschile o di 3, 4, 5, 6, 13 sessi, i mating types dei parameci. Quindi proprio il maschietto è, poi commette molti errori anche per raggiungere quello stadio precedente, lo dico ai giovani, spende l'ira di Dio di corteggiamento, cene, ecco i fiori non mandateli mai prima, lo dico per i maschietti, mandateli dopo. Perché essendo una specie a fecondazione interna, le femmine sono molto discriminative. Anche questi due minuti sono avvisi per i ragazzi, sono importanti. Ci sono posti dove vanno in giro così, quindi questo dice esattamente che è un sesso del tutto... A Copenaghen ci sono di queste visioni. Da quella cellula si arriva, qui vedo le siamo in aula magna, vedo i mantelli e io ho pensato di mettere me stesso senza la medaglia teresiana per evitare incidenti diplomatici con il magnifico rettore, però insomma il discorso deve esservi chiaro, quella cellula è totipotente, cioè per definizione, attenzione alle trappole del linguaggio, è la cellula staminale embrionale totipotente. Perché totipotente? Ma perché da una potete fare un milione di miliardi di cellule diverse tra loro. Vedo delle facce un po' strane. Allora, sia chiaro che ci sono molte versioni, come vedete. So che le femmine preferiscono queste versioni, però vorrei insistere su questa perché, no, è nel senso... non ridete troppo forte, non c'è alcuna differenza numerica, poi è chiaro, loro le scacciano, io le inseguo, però il discorso è numericamente è così. Ergo c'è il concetto di staminale, quindi che cos'è una staminale? Lo può capire chiunque, è una cellula capace di moltiplicarsi e di differenziarsi mantenendo le caratteristiche originali. Se ci troviamo qui tra un mese, le cellule che stanno circolando in questo momento nel nostro sangue sono tutte diverse, tanto per avere un'idea.
Quindi c'è un'opportunità. Tutta la parte preimpianto è embrionale, quindi anche quello che può essere ricavato da del materiale diciamo abortivo, spontaneo o indotto, è somatico, è adulto, non crea problemi al mondo cattolico. Il preimpianto sì, il preimpianto è embrionale e in questa visione, come abbiamo sentito, non è permesso impiegare queste cellule. Il concetto di staminalità oggi è piuttosto ben elaborato, sappiamo che è un qualcosa che può essere evocato, lo sta a dimostrare tragicamente il tumore. Il tumore è una cellula differenziata, sta facendo la pelle o qualcosa d'altro, riprogramma geneticamente e torna neoplastico embrionale. Siamo in grado di ripercorrere questa strada anche. È interessante il profilo storico, ad esempio l'esempio del sangue. Si sapeva già il disegno di Pappenheim del 1905, lo vedete oggi, controlliamo molto bene tutti questi passaggi della staminale ematopoietica e questo è il fatto che riusciamo molte leucemie a trattarle, per fortuna. Abbiamo cambiato completamente la nostra visione su che cos'è il cancro. Nel giro di pochi anni, nel giro di 7, 8, 10 anni, oggi abbiamo una visione basata su questa idea dell'esistenza di una cellula staminale. Cioè a dire, dobbiamo rivedere anche le strategie terapeutiche, perché se immaginiamo che sia basato sull'esistenza in un qualche comparto, pelle, muscolo, quello che volete, di una cellula che ha la capacità staminale, cioè continua come fa quel uno per diventare un milione di miliardi, continua a moltiplicarsi e non accetta dei segnali di stop, radioterapia, chemioterapia. Certo, li dobbiamo usare, ma non saranno la soluzione terapeutica. La soluzione terapeutica verrà dallo studio delle staminali, della staminalità, che ci dirà come fermarla. Ecco perché la staminale embrionale non è uno sfizio. La staminale embrionale è una necessità della ricerca biologica, al di là delle opportunità oggi tutti, le terapie, e ci permette di studiare i meccanismi profondi della biologia cellulare, ci permette di capire i primi momenti dello sviluppo embrionale, molti non li conosciamo ancora, ci permette di capire se una molecola ha un'azione farmacologica o no, di fare saggi di tossicità, ci permette di portare in provetta le malattie. Da un parkinsoniano, da un diabetico di tipo 1, derivo le embrionali, ho portato la malattia in provetta e posso fare alla velocità di una Ferrari la ricerca. La staminale embrionale è una necessità. Italia, Austria, Germania, Irlanda sono in un cul-de-sac, non permettendo queste attività, con l'eccezione naturalmente italiana, che è in un cul-de-sac da buffoni, perché non ci sono altri termini, perché la Germania ha lo stesso problema, ma finanzia in una maniera mega galattica le staminali somatiche. Altro minuto per piacere da non contarmi. Vengo chiamato al Ministero a Berlino per decidere dei progetti da finanziare del programma delle staminali in Germania. Siamo in 9, arriva la signora Ministro e il funzionario dice: beh, veloci ragazzi, dite chi siete, una domanda. Parla l'australiano, parla l'inglese, parla l'italiano. E dico: ah, I'm so glad, bellissimo, Lubecca, il mio trascorso, eccetera. Signora Ministro, ho però una domanda. Guardi che qui nei documenti non mi risulta qual è il cut-off. Dove tagliamo? Perché ho 64 domande. La più piccola di Oliver Brussel di Bonn, 18 milioni di euro. E da qualche parte devo tagliare. Mi riconosce immediatamente come italiano. Herr Professor, ma tutti quelli che mi dite che sono validi li finanzio. Stesso anno, perché il Redi fa questa figura? Avete capito che figura?
Programma nazionale italiano sulle cellule staminali somatiche, 5 milioni di euro. Il biglietto della lotteria di Capodanno è 5 milioni di euro. Altro minuto da noi. Vengo chiamato dal sottosegretario Roccella all'epoca nella commissione che deve decidere, e lo so Carlo, ma devo dirlo, che cosa volete fare di questi benedetti embrioni crioconservati, che cosa mai si potrà fare? E dico, Eugenia, mi ricordo quando era piccolina alla Palazzina Liberty con Dario Fo, il babbo, a volantinare per le battaglie per l'aborto, per il divorzio. Dico, ma cosa è successo? Vabbè, questi sono affari personali. Dico, va bene, vengo a fare la foglia di fico molto volentieri. E infatti mi ritrovo in una commissione di talebani dove il più aperto dice, beh, facciamola breve, adottiamo la legislazione dell'abbandono di minore. E io ho pensato, ma questi fumano anche male, perché la sera prima. Però, ok, a parte questo, dico, va bene, faccio la mia bella relazione di minoranza, perché di cosa potevo fare? Cioè, ok, però le dico nel contempo, ascolta, ma c'è una sorgente fantastica, le staminali del cordone. Dico, in Italia su 100 cordoni, 92-93 vengono buttati come rifiuto speciale, dobbiamo spendere per smaltirli, facciamo qualcosa. Ci sono 18 banche in Italia, tutto sommato, non è che è un deserto, di più. Due delle 13 banche dichiarate dalla Food and Drug Administration, Golden Standard sul pianeta Terra, sono in Italia. Una è a Milano, Policlinico, e una è a Pavia, Policlinico San Matteo. Non si è fatto niente, ok. Però in rete trovate di tutto. Trovate di tutto, dacci i soldi, ti teniamo il cordone. Allora, è un'idiozia scientifica. La conservazione del cordone, perché hai i soldi, i diritti, il censo, hai la carta di credito e lo metti via per il tuo bimbo, al di là delle cose appunto che si possono dire, è un'idiozia scientifica. Il cordone va donato, c'è dietro una cultura del dono su cui non mi dilungo, ma va donato perché il biologo ha bisogno di tipizzarle, deve amplificarle. Se devi trattare un tumore pediatrico hai bisogno di 6-7 milioni di cellule per chilo, ma se devi trattare un adolescente o un adulto diventano 18-20-22 milioni. Ho bisogno di sapere a chi darle. Il metterle via è un'idiozia scientifica, che naturalmente passa per questi altri testimoni speciali che non sono solo uomini del diritto che fanno la norma e i magistrati, ma chi scrive, gli uomini dei media, i giornali, che non sanno nulla, vanno dalle starlette. Beh, ho presente la dichiarazione di Hilary Blasi, no? E l'ho messo via, è vittima di una disinformazione completa, e questo è molto grave. Questi sono i movimenti della Banca di Pavia. Queste fasi si possono ripercorrere, si va molto indietro con Hans Spemann. Lo dico ai ragazzi, se avete piacere, qui devo correre, andate sul sito del Nobel, perché Spemann prende il Nobel, e troverete tutti i discorsi dei grandi che prendono il Nobel, che sono fantastici. Spemann è quello che mette in campo come ricostruire uno zigote artificialmente. È un periodo in cui ci sono i nazi, per cui da lì il cortocircuito, queste tecniche sono naziste. Mi sono beccato del nazista all'Accademia, ai Lincei, in una giornata dal fondo, un collega, neanche della classe di scienze morali, ma della mia classe, va bene. Si può ricostituire, qui ora c'è molta luce, insomma questa cellula uovo la tenete ferma, potete eliminare, da lì si può pensare di avere cellule di tipo embrionale che poi si differenziano, autologhe che vanno bene senza alcun problema di rigetto per tutti i pazienti, la clonazione terapeutica. E da lì però il delirio di incominciare a dire, ecco, questi con la slippery slope vogliono fare la clonazione umana. La clonazione umana è un delitto, si va in galera per 10 anni, nessuno la vuol fare tranne qualche disonesto. Qui avete sentito tante volte
Gente che a chi ha detto io la faccio, eccetera, ma per farsi pubblicità, in poche parole. Queste cose non le sappiamo fare, i bambini con gli occhi azzurri e i capelli biondi. Non si devono fare, perché se venisse detto ok, avremmo bisogno di un numero di cellule uovo elevato, perché la tecnica richiede, per riuscire a clonare, per fare bene queste cose, almeno 20-25 cellule uovo per uno che riesca. E allora voi capite che chi dà le uova? Le diseredate del pianeta? Chiaramente, non certo la signora di Manhattan venderebbe la propria salute. A Manhattan però, New York City, Manhattan, è l'unico posto al mondo, sul pianeta Terra, dove potete legalmente comprare cellule uovo. In altri posti, da nessuna parte. E non solo in rete o sui tram trovate le pubblicità, ma addirittura, io ho preso il giornale uscendo dalla Columbia dopo un seminario, trovate sui giornali egg donor, in mezzo a apartments, travel, sale. Poi ci sono anche gli stupidi deterministi genetici che sono convinti che se hai gli occhi azzurri, un master e sei giovane, le tue cellule uovo sono certamente migliori di quelle di un'altra ragazza, per cui anziché 2-3 mila dollari che una ragazza prenderebbe, ne offrono 25 mila, come vedete là, gli stupidi. Ah, poi ho visto il negozio, mi sono spaventato, ma il negozio vende ancora vestiti, come vedete lì. Questo è interessante. Ci sono purtroppo applicazioni che lasciano il tempo che trovano e spaventano, questo bisogna dirlo, il movimento omosessuale femminile sordomuto nordamericano, statunitense. Qui c'è la Sharon Dushnow e la Candy McCallough che esultano perché hanno ottenuto dal giudice federale il consenso a selezionare l'embrione perché fosse una femmina sordomuta, perché c'è il marcatore genetico. Questo è dovuto a un intrigo di giurisprudenza, perché la Costituzione americana difende particolarmente le minoranze e questa è ritenuta una minoranza a tutti gli effetti perché ha un proprio cultura, codici. Mi restano pochissimi minuti, dovrei dire del fatto che potremmo impiegarla per evitare le patologie mitocondriali. Se due ragazze si scambiano senza danaro di mezzo cellule uovo con un dono, però il tempo incombe, io avrei diritto a delle royalty, perché quanto ho parlato male di questo libro, modesti a parte, credo che però tanti poi si incuriosiscono e lo comprano. È un messaggio irricevibile, è stato già accennato da Orlando. Bisognerebbe discutere comunque del pagamento, certamente di tessuti, è un tema importante. Questo è il downtown di Baltimora, per me è importante per la mia vita privata e personale e di lavoro. Le cellule ILA che abbiamo usato tutti e usiamo ancora in laboratorio per fare esercitazioni appartengono a Henrietta Lacks, che non ha mai visto un centesimo. L'impresa scientifica però è anche in grado di farsi carico dei problemi, e l'impresa scientifica si è fatta carico del problema di 1.300.000 persone di cattolici che dicono non se ne parla sulle staminali embrionali, e però è una necessità la staminale embrionale. Ebbene, Sir John Gurdon, lo vedete qui a sinistra con una massa di capelli paragonabile quasi a quella di Carlo Flamini, che mi fanno un'invidia al di là del Nobel e tutto, che la metà basta, e Shinya Yamanaka hanno trovato il modo di arrivare ad avere delle staminali embrionali senza passare dall'embrione. Suggerimento per i giovanissimi: John a Cambridge, sulla sua scrivania ha questa, è la sua pagella di quando ha finito il liceo, è fantastico, la tiene lì da quel giorno, perché c'è scritto, da lì non riuscite a vedere, Ciccio, lascia stare, sei 52esimo su 56, hai dichiarato di voler fare biologia, ma questo sarebbe quite ridiculous e faresti perdere tempo ai tuoi insegnanti che devono insegnartela e a te che la vorresti studiare. Questo è il giorno che gli hanno detto che ha vinto. A proposito di punizioni, John Gurdon
82 si presenta ancora tutti i giorni e fa lui i trasferimenti nucleari per gli studenti. Okay. Ci sono problemi notevoli, solo con l'impresa scientifica li possiamo affrontare. Qui avrei bisogno di un quarto d'ora, non lo chiedo, però sono aspetti importanti dell'economia. Lascio le immagini però per chi vuole poi i ragazzi magari approfondire, e i temi fondamentalmente erano due e chiudo. L'uno è quello della produzione alimentare, dove chiaramente non è possibile accettare situazioni in cui una donna ha in una giornata una manciata di riso e abbiamo delle difficoltà a poter arricchire questo riso perché ci sono dei preconcetti sugli OGM. Allora sugli OGM va fatta chiarezza, ragazzi, a dire si può essere contro gli OGM, ma ci deve essere una ragione che dobbiamo riconoscere. Allora, se c'è una ragione di tipo economico, di tipo, non lo so, troviamola, però guardate che anche quelle ricordate da Vandana Shiva, i poveri contadini indiani che si suicidano perché la cattiva Monsanto gli fa comprare, sono dati non veri. La meta-analisi ha dimostrato che un problema così serio come il suicidio dei contadini indiani è diminuito con l'introduzione di... Tralascio tutta la parte fa male perché è semplicemente ridicola, non c'è un dato a dimostrarlo. Se avete timore dell'OGM vi suggerisco di non baciare più l'amorosa o il partner. Eh sì, perché il bacio è una cosa fantastica, ma con il bacio ingerite una quantità di DNA dallo sfaldamento dell'epitelio della mucosa orale del vostro partner che la metà basta, ma non vi trasformate nel vostro partner. La faccio breve. No, è importante. È importante. A dire, Greenpeace, che tanti meriti ha quando si batte contro l'uccisione delle balene, non può spendere poi milioni di euro contro gli OGM. Questi prodotti non li abbiamo mai fatti. Cioè non è mai stato fatto la fragola con il gene del pesce antartico, cioè queste qui sono pubblicità menzogniere, non le abbiamo mai fatte. E questa poi francamente, cioè, avrà tanti meriti questo signore, però sul profilo scientifico mi sento di dire, scusate, lo dico alle ragazze, siccome vi ritiene responsabili dell'inquinamento del pianeta Terra perché usate gli assorbenti, dovreste usare la Moon Cup e poi ve la scambiate quando avete, cioè delle cose farneticanti sulla scienza, al di là della simpatia che uno può avere per i grillini. Controllate quanto costate al pianeta, è importante, ci sono ormai siti, la carne rossa si può non mangiare, si può mangiare d'altro. Dico l'ultima cosa e chiudo davvero, poi però non parlo più, prometto. Oggi col DNA si possono fare mille cose, tutto Shakespeare può stare in una piccola molecola di DNA, questo è fantastico, lo potete stivare facilmente ai poli, ad esempio. Humanity 2.0 non esiste, sappiamo e dobbiamo discutere su umano, postumano, come non dimentichiamoci che abbiamo ancora fondamentalmente un cervello rettile, e però abbiamo tecnologia per andare su Marte, dobbiamo discutere di questi aspetti. In omaggio ai filosofi presenti devo dire che Kant versus Goethe vince Goethe. Vince Goethe perché questo già nel primo viaggio in Italia, non nel secondo è un disastro, si ferma a Venezia, torna a casa e ne dice di tutti i colori, ma nel primo, quando poi arriva a Napoli, scrive al suo amico a Roma e dice, beh, dobbiamo fare gli OGM, dobbiamo fare la biologia sintetica. La biologia sintetica è proprio questo, Goethe ci credeva, dal dettaglio puoi capire l'uno, dall'uno puoi capire il dettaglio. Trovate in rete per i più giovani tutti i siti dove si possono, J5 è fantastico. Non è in man made life, appunto, non è il giocare a Dio o l'uomo che fa. Questo signore l'ha capito, 624 milioni di euro se li è beccati facendo dal micoplasma genitalium delle vie genitali delle ragazze, ha tirato fuori, ci ha inserito una cassetta in grado di distruggere gli idrocarburi pesanti per le maree nere, è fantastico. Non è quello che ricordava Orlando. Io qui ho tentato questo incrocio, non mi è riuscito.
la scienza può essere buona o cattiva, dobbiamo discuterne e capire come impiegarla. Non me ne vorrà il chairman, ho messo la pubblicità del centro di Pavia che discute tra scienziati e giuristi tutto ciò. Ci sono applicazioni molto importanti su chi siamo e cosa saremo, l'uomo spirituale, le scienze neurocognitive. In sala sicuramente c'è qualcuno che ha sinestesia, si cerca di derivarla ora per tutti in modo tale da poter impiegare delle molecole utili a avere un improvement neurocognitivo che è quanto mai importante. Ci sono applicazioni chiaramente militari, bisognerà deciderci però e non portarci in galera perché abbiamo disegnato un drone ricavato dallo studio di un lepidottero. La responsabilità non è di chi l'ha disegnato, è di chi schiaccia e fa saltare in aria qualcun altro. Finisco con questa immagine con cui avevo iniziato. Attenzione, si torna nelle caverne se queste cose non sono di dominio generale e in autonomia ognuno di noi ne parla, perché ne va della cittadinanza. La cittadinanza oggi è scientifica e la democrazia è una democrazia cognitiva. Dimentichiamoci Jefferson, la rivoluzione francese, dimentichiamoci tutto, o siamo in grado, complimenti ancora agli organizzatori, di ritrovarci più e più volte a dibattere di questo o non. Questa è la pubblicità progresso. Grazie. Grazie professor Redi, siamo quasi nei tempi. No, sforato qua, molto. Pochissimo, e abbiamo qualche minuto per raccogliere qualche domanda. So che il professor Flamini ne ha subito una. Io invito naturalmente i giovani a intervenire con qualsiasi tipo di domande a questo punto. Siamo pronti? Sì, no, per parte. Ti pagherò un caffè. Un caffè, va bene. Sì, si sente, vero? Per il tempo che ho. Tanto vi ringrazio, siete stati molto bravi entrambi, vi ho ascoltato con grandissimo piacere. Volevo fare alcune considerazioni rapide, anche perché vi propongono ulteriori considerazioni. La prima, un commento soltanto al problema della genetica e come viene considerato in genere. Mi viene in mente un'esperienza fatta involontariamente negli Stati Uniti. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale e a cavallo della Seconda si trasferirono negli Stati Uniti moltissimi ebrei che portavano con sé tra l'altro moltissimi bambini, e fu attenzione degli Stati Uniti di chiedersi qual era il quoziente medio di intelligenza di questi bambini, e scoprirono che i bambini ebrei che stavano entrando nel loro paese avevano un quoziente di intelligenza molto molto significativamente inferiore a quello dei loro bambini, e li classificarono così come persone poco intelligenti per le quali non era prevedibile un futuro brillante. Fra questi bambini c'è una quantità di premi Nobel superiore a quella di tutte le altre etnie. Questo per dirvi quanto la scienza è qualche volta poco credibile. Cos'è che mi è sembrato comune nel discorso che avete fatto? Questo grande uso che avete fatto della morale di senso comune. Avete detto le cose semplici e credibili. Ecco, allora mi viene una domanda subito: perché la morale di senso comune è praticamente ignorata in questo paese? Io ne ho parlato un po' ieri, ci ritorno sopra, mi sembra un discorso molto importante. Noi siamo un paese poco colto, il grande problema dei nostri giovani soprattutto è la scarsa cultura. Non ci sono scuole adatte, le scuole che si ritengono adatte sono comunque inferiori alle scuole degli altri paesi. Stiamo mancando un passaggio verso un paese più colto e quindi anche più preparato ad accettare le novità, le modificazioni e così via. E un paese poco colto, tra le sue caratteristiche, ha anche quello di restare un paese che non riesce a capire il nuovo e che si attacca per l'interpretazione alla superstizione. Noi siamo un paese ancora superstizioso, c'è uno scatto nella superstizione che la fa diventare religione, se volete, che è sempre una forma alta di superstizione, ma che comunque è più in grado di discutere con l'intelligenza e la cultura. Perché lo dico? Ma lo dicono i dati, non lo dico io. Noi siamo un paese nel quale, a proposito di geni, un enorme numero di persone ritiene che nei pomodori non ci siano i geni.
ma nei pomodori ottenuti con tecniche di trasformazione genetica sì, e sono geni cattivi. La maggioranza delle persone interrogate in Italia pensa che gli animali transgenici siano più grandi degli altri animali. Noi siamo un paese nel quale si ritiene, molte persone ritengono, che Adamo ed Eva fossero due personaggi storici e che quello che è scritto nella Bibbia corrisponda a una realtà storica. Immaginano che ci fosse un periodo in cui la terra era coperta d'acqua con una navicella piccola piccola nella quale stavano un numero incredibile di animali. Erano stati esclusi, a detta di molti, animali pericolosi. Molte persone sono convinte che non sono stati inseriti nell'arca di Noè i draghi. Non so perché i draghi, ma i draghi sono stati lasciati a terra e quindi così si sono estinti. Ma questo si ripercuote anche in cose più semplici. Noi siamo un paese dove c'è un numero incredibile di madonnine che piangono. Siamo un paese nel quale c'è una grande quantità di malattie che guariscono e non dovrebbero guarire, e addirittura i medici sono seccati perché quella malattia è guarita. Ora, se noi abbiamo un'idea della condizione in cui si trova la medicina, che è così lontana da essere una scienza, che mi vergogno ad esserne uno dei praticanti, ci rendiamo conto delle ragioni per cui molte malattie non dovevano guarire eppure sono guarite. Siamo un paese nel quale l'uso delle cellule staminali è affidato ai giornali, ai settimanali femminili. Io trovo in molti giornali delle intere pagine nelle quali si fa reclam per delle cellule staminali vegetali. Che uso se ne faccia, non ne ho la più pari. L'insalata, non lo so, cellule vegetali staminali che costano tra l'altro moltissimo. Siamo un paese in cui tecniche futuribili, ma in questo momento non validate da nessuna sperimentazione, vengono utilizzate a scopo caritatevole. Cosa vuol dire scopo caritatevole? Intanto non è caritatevole perché chi fa questi trattamenti li paga e li paga come, quindi la carità mi sembra esclusa. E in secondo luogo si tratta di illudere poi una grande quantità di persone. La gente non ha bisogno di pietà, questa è pietà nel senso peggiore del termine. Tutto questo lo riconduco, la mia opinione personale naturalmente, a questa grande difficoltà che abbiamo nel riportarci a livello con il resto d'Europa per quello che riguarda cultura e rapporto con la modernità. E finché non ci sarà, ecco perché sono molto spaventato dal fatto che è timoroso, il fatto che noi possiamo essere laici oggi con questo livello culturale lo trovo particolarmente complesso e difficile. Questa è la battaglia da vincere però, e quando io vedo dei giovani partecipare a incontri come questi mi si apre un attimo il cuore alla speranza. Poi la volta successiva di giovani non ne trovo nemmeno uno e allora il cuore mi si richiude. Grazie. Raccogliamo ancora un paio di domande. Signore in terza fila, arriva il microfono. Volevo aggiungere solo una cosa alle cose che ha detto il professor Flamini. Siamo anche il paese che ha avuto, e non so se ha ancora, ma insomma perlomeno ha avuto un vicepresidente del CNR, come voi sapete. Ecco, potete commentare su questo fatto qua. Sì, sì, adesso replicate. Raccogliamo ancora una domanda se c'è. Allora, no, volevo riallacciarmi al discorso del professor Flamini. Negli anni 60-70 era uscito un libretto non molto diciamo ponderoso, ma comunque importante, di Snow, che si intitolava Le due culture. Ora, credo che ripensando a quel libretto, che ho riletto negli ultimi anni, l'avevo letto allora ma l'ho riletto negli ultimi anni, credo che le cose non siano migliorate molto, cioè nel senso che c'è la comunità letteraria, chiamiamola così, filosofico-letteraria, non tutta ovviamente, e quella scientifica che non si parlano, che diciamo hanno noiato, addirittura in certe persone che conosco, che sono del campo umanistico, si vantano di non capire niente di matematica o di non di non avere nessun approccio scientifico. Sì, d'accordo. Però il problema è che invece, secondo me, perché ci sono anche parecchi libri in materia, occorre interagire, cioè
quello che io mi interesso di questioni filosofiche e teologiche, però credo che sia importante quella umiltà, l'humilitas, e cioè il fatto che una persona, uno studioso, o comunque chi si approccia al settore, anche umanistico, debba riconoscere che la scienza è adulta, che la scienza ci aiuta e non è così, come si può dire, un settore, un campo, un modo di ragionare che è molto diverso da quello che si pratica. Si tratta semplicemente, secondo me, di riuscire a trovare dei punti di contatto che abbiano una valenza tale per cui l'uomo è l'uomo nella sua universalità, nella sua interagire completo, cuore e ragione. Allora, un'ultima domanda dallo studente in quarta o quinta fila. No. Poi lasciamo rispondere ai relatori. Sia per quanto riguarda gli OGM che per le cellule staminali. Mi sembra che ci sia molta disinformazione in Italia. E c'è la possibilità che sia fatta di proposito? Cioè che ne venga tratto un vantaggio da questa disinformazione? Allora, 2 minuti e mezzo a testa. Chi risponde? C'è ancora qualcuno? Beh, forse ne faccio una. Prego. Il filosofo americano Dennett è molto affascinato dalla natura e lui la descrive come madre natura con la M maiuscola e la N maiuscola. È una contraddizione per un laico? Bene, pochi minuti per rispondere ai nostri. Cominci tu. Comincio io, poi dopo magari chiudi con il... Cominciamo dall'ultima, sul concetto di madre natura, come rispondo io, diciamo, insomma, da... Sì, come risponderei io, insomma, questo è un vecchio problema, anche a Darwin rimproverarono una personificazione della natura. Nella seconda edizione dell'Origine delle Specie lui disse: cerchiamo di non scherzare, insomma, tutti capiamo che cosa voglio dire io quando dico la natura, non c'è nessuna personificazione, quindi madre natura, persino, voglio dire, dei materialisti insospettabili tipo, non so, Dennett, Dawkins, gli scappa scrivere, forse sarà capitato pure a me scrivere madre natura, ma insomma io penso che un naturalista quando parla di natura voglia parlare del fuoco, io lo citavo tramite il fuoco di Eraclito, voglia parlare di una realtà sostanzialmente materiale. Personalmente ho una concezione che mi sembra la vera traduzione scientifica di madre natura, e cioè l'emergentismo naturalistico, cioè io ho una concezione che poi dall'elemento originario, dall'energia originaria, no? Dalla materia e energia originaria ci sono stati dei processi evolutivi, comunemente possiamo sintetizzare tutti questi processi evolutivi che hanno portato a me e a lei come madre natura, ma è del tutto evidente quello che stiamo dicendo, cioè sono processi oggettivi, sono processi evolutivi conoscibili, misurabili, indagabili per via scientifica. Se invece madre natura deve significare ancora un po' una nostalgia di una concezione sacrale, mistica della natura, personalmente io non ho questa concezione della natura, insomma. Io penso che la natura sia il superamento anche di ogni forma di ossimoro, appunto, come dicevo prima, no? E cioè di paramisticismo, parareligioso, eccetera, insomma. Comunemente provo a definire questa posizione di un naturalismo critico di questo genere come un naturalismo, appunto, post-religioso, e quindi che è anche oltre gli ossimori e per esempio oltre questa nouvelle vague della neosacralità, no? C'è gente che sta cercando, per carità, tutte le posizioni sono legittime, io ti dico, interpreto il naturalismo, personalmente lo interpreto in questo modo, insomma. Brevissimamente su tutto quello che è stato detto, perché volevo aggiungere
anche raccogliendo il discorso sul fatto del il signore dice ma io mi occupo appunto di scienza, di teologia eccetera, o quello che ha detto il professor Flamini, io ho usato prima il concetto di furto, il concetto di ossimoro che abbiamo ripreso ora. Guardate, su questo bisogna essere precisi, perché sennò continuano gli equivoci. Quindi lei è stato, la ringrazio veramente di questa cosa di madre natura. Però, insomma, usiamo un altro termine, pregiudizio. Forse, anche in quello che dicevo io prima, poteva mancare questa cosa e colgo l'occasione per precisare. La laicità è nemica dei pregiudizi. Dice, ma tutti abbiamo pregiudizi. Per carità, la differenza è che io li metto in discussione, sono pronto a discutere i miei, qualora ci stanno. Vogliamo vedere questo pregiudizio, per esempio, lei ha ragione, nessuno deve avvicinarsi con un atteggiamento imperialistico, mi sembra che ne abbiamo dato prova, insomma, anche la sensibilità che veniva fuori dallo scienziato, no? Cioè, appunto, dice, noi assumiamo i problemi, cerchiamo di discutere, esattamente come io cerco di essere scientificamente informato per dire qualcosa, però i pregiudizi proprio no. Vorrei darvene, per dirvi qualcosa di cui mi sono occupato, uno potentissimo, che ha giocato e gioca un ruolo enorme in questo ritardo di laicità e di modernità che noi denunciamo dinanzi ai giovani rispetto al nostro paese. Tutti abbiamo incontrato un filosofo eminente, importante, nella nostra formazione persino scolastica, quindi anche i giovani, Benedetto Croce. Grande, cioè stiamo parlando di personalità che hanno, come dire, per anni condizionato lo sviluppo culturale di questo paese. Il pregiudizio, guardi in che posizione strana, una mente tipo quella di Benedetto Croce ha finito per mettersi in base ai suoi pregiudizi. In pieno Novecento, verso addirittura oramai la fine della prima metà del Novecento, ancora Benedetto Croce fa questo tipo di ragionamento. Dice, io sostanzialmente in Dio non credo. Io non credo che il mondo sia frutto, per tornare all'alternativa di cui vi parlavo prima, no? Io non credo che il mondo sia frutto sostanzialmente di un progetto provvidenziale di Dio. Però, e cala un asso formidabile, un altro pensatore, per carità, immenso, che i giovani incontreranno, che è Giambattista Vico. Cala l'asso di Giambattista Vico e dice, però ragazzi, nell'essere umano c'è una scintilla divina. Modesto laico del ventunesimo secolo, scusi Don Benedetto, mi faccia capire, ma come fa ad esserci la scintilla di qualcuno in cui lei non crede? Dio non c'è, però ha depositato una scintilla divina nell'uomo. Io sarò un ingegno inferiore, però mi permetterei di chiederle, scusi, è plausibile, le sembra plausibile questa cosa? Se Dio non c'è, forse non c'è neanche la scintilla divina. Non lo sottovaluti, Benedetto Croce. Il pregiudizio è tenace, ragazzi. E mica Benedetto Croce dice, devo dire che lei mi ha preso in castagna. Forse io, da modesto, come dire, laico argomentatore della plausibilità, direi, certo, forse allora non c'è veramente neanche la scintilla divina, cerchiamo di vedere chi è questo uomo e che capacità. No, lo sottovaluta. Benedetto Croce risponde, dice, sì, vabbè, ma allora dove andremmo a finire se la cosa non fosse così? Andremo a finire, per esempio, alla teoria dell'evoluzione, andremo a finire a Darwin, andremmo a vedere che noi siamo nella linea evolutiva, siamo la scimmia nuda, come si dice, no? Veniamo con le nostre differenze quantitative, ma non qualitative, cioè nel senso che poi, no, risposta di Benedetto Croce, no, il darwinismo e il naturalismo no, mi ripugna l'idea che io possa essere un rappresentante di chi sei, sono povero Homo sapiens nella catena evolutiva. Stiamo parlando del massimo filosofo italiano, Carlo. Ditemi chi di noi non è consapevole del pregiudizio antiscientifico che questa posizione ha fatto calare sulla cultura e sulla formazione media, dai licei all'università in questo paese. Da questo dobbiamo uscire.
Le parole sono virgolettate di Don Benedetto Croce. Mi vergognerei se io dovessi essere ricondotto soltanto ad essere, no? Homo natura, cioè qualcuno che viene da quella cosa. Questo è il più radicato pregiudizio che affonda le radici nella tradizione di Vico, della scintilla divina, che affonda le radici nell'idealismo. Ricordatevi, persino un illuminista come Kant era ancora convinto che non avremmo mai potuto spiegare la vita soltanto con metodi scientifici e biologici. Perché? Perché l'uomo era un'eccezione. Ecco il Goethe e il Kant, insomma. Kant dice, no, cito, non spiegherete mai neanche un solo filo d'erba. Perché? Perché per spiegare la vita devi ricorrere all'intervento diretto di Dio. Questa è una concezione premoderna, perché la scienza non funziona così. La scienza ha prodotto conoscenza, scusatemi il bisticcio di parole, la scienza ha prodotto conoscenza proprio perché indaga la realtà con metodo obiettivo, sperimentabile, e non quindi ricorrendo a degli interventi. Vede quindi dietro il discorso del madre natura che cosa c'è? Vede dove si arriva quando si ha la disponibilità veramente a misurarsi con questa cosa. Io non chiedo in maniera preventiva al teologo di smettere di essere teologo, ma sono un laico, non mi permetterei mai di entrare nella sua coscienza e di dire io a lui ciò in cui deve credere e come deve credere. Però nella sfera pubblica bisogna portare argomenti plausibili, e lei non possiamo più avere argomenti che siano vittima di un pregiudizio così clamoroso. L'augurio quindi è che veramente le nuove generazioni si riconcilino con questa possibilità, no? Di avere un'Italia laica e moderna in cui i pregiudizi abbiano sempre meno peso. Tre minuti perché dobbiamo passare all'altra sessione. Velocissimo. Quanto ha ricordato il professor Flamini è la cornice in cui dobbiamo metterci a riflettere. Umberto Eco in Accademia, presentando i dati OCSE, questo è un paese con 5% di analfabeti secchi, 28% di persone che non sono in grado di intendere l'italiano narrativo e saggistico. Cioè vuol dire che c'è il 28% di persone che non sono in grado di leggere un pezzo di giornale e di capire, 32% di persone che hanno difficoltà di linguaggio. E ci ha fatto l'esempio, dice basta che ascoltiate un'intercettazione, Ao, Amote, Brifo, Bo, Vedi. Cioè siamo lontanissimi da qualunque media europea. La cultura è una. Anche il saggio di Snow va dimenticato, perché se no si va ai sociologi di Cambridge che dicono che sono tre, perché anche la sociologia, oltre agli scienziati e agli umanisti, ha un suo codice intero. La cultura è una, e oggi è questa. Dobbiamo sapere di Proust, leggete Proust, Mann, tutti, c'è dentro tutta la scienza, basta leggere... La montagna incantata, ci sono i problemi dell'embriologia, ok, è certo che stamina può prosperare, certo che le staminali, ma come l'embrione, le staminali eccetera, a questo 60% non interessa proprio niente, è uno strumento per mantenere potere. Oggi il potere si esercita così. Cioè, per cui poi hai stamina, per cui poi hai queste storie, o la battaglia sull'embrione come vessillo. Grazie, benissimo. Grazie a tutti dell'attenzione.